Questo programma è offerto da Il Boccone Lamezia. La pinzeria nasce dalla passione per il buon cibo, dove le materie prime e la lavorazione artigianale miscelano l'innovazione di una pinzeria e ristorante dall'aspetto moderno che offre a tutti la grande tradizione della pinza romana e la croccante calabrese. La croccante calabrese è un marchio registrato dalla scuola italiana di ristorazione di winefood.it. Il punto di forza di questo prodotto è il lievito madre, che conferisce un gusto e un profumo di pane antico. Il locale si presta ad accogliere cene tra amici, compleanni con animatori qualificati, cene di lavoro, feste di laurea e promesse di matrimonio. Il Boccone Lamezia si trova in via Scaramuzzino 37, Lamezia Terme. La Giurranda Country Residence. Promesse, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, compleanni e feste di laurea. La Giurranda è il luogo ideale per le tue cerimonie. Contattaci per scoprire come rendere la tua festa un momento indimenticabile. La Giurranda Country Residence, via Quavona, Platania. Per prenotazioni, telefonare al numero 331-404-2345 oppure 0968-205008. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Planet Pulizie Generali. L'azienda opera in tutti i settori, come strutture ospedaliere e cliniche, piscine, uffici, studi medici, palestre, concessionarie e centri commerciali. Ed effettua servizi di video ispezione e pulizia di condotte di areazione e climatizzazioni, pulizia pale eoliche, sanificazione, disinfezione, pulizia di fondo pavimentazione, ceratura e deceratura, cristallizzazione marmo, sabbiatura criogenica, lavaggio grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi. Clear Planet Pulizie Generali, la trovi a Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera 198 e a Rende Cosenza in via della Resistenza. Hola. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 alla Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Allora siamo, intanto non si sta vedendo questa maniera. Assume un atteggiamento, assume una postura. Una postura di che? Come una postura è che? No, ho dereso. Che bella postura che sogno, va. No, che bella postura, una postura, una posizione più... Prima di tutto, buongiorno Lamezia, Tonino. Buongiorno Lamezia. Come stai stamattina? Come sto? È prima di tutto una, purtroppo, patologia in itinere, perché ci vuole tempo. Ci vuole tempo, sì. Mi sono fratturato una vertebra, quindi... Sta vertebra si deve rinsaldare dopo due o tre settimane, ma, sì. È una ci cosa vuole. Molto lunga, ci vuole pazienza, ciao Michè, eccetera. Ciao Michè, ci vuole pazienza. Intanto eccoci qua. Intanto siamo qua. Siamo partiti, partiamo stamattina nuovamente con la nostra consueta rassegna stampa. Rassegna stampa, siamo qua da Giovanna al Divino Bacco. Divino Bacco. Giovanni è tornato. Più forte di prima, sì. È tornato Giovanni. Poi avremo modo di parlare di Sanremo, sì. Ovviamente. Anche alla luce delle polemiche che ci sono state e ci sono ancora
relativamente al vincitore, cose eccetera. Ed è un fatto che sta anche un po' coinvolgendo, appassionando i nostri, insomma, i telespettatori. Perché Sanremo, piaccia o non piaccia, è sempre Sanremo. Di riffo o di raffa, lo seguono sempre in 10 milioni. 10 milioni di persone. Quindi, allora, salutiamo oggi, oggi ne abbiamo 11. Alla giornalista Maria Chiara, no? Si chiama Maria Chiara. Sì, salutiamo. Maria Chiara, a Regina. Regina, salutiamo a Regina. Ma salutiamo tutto, sì, tutto il nostro staff. Loro non hanno dimenticato, Tony, tutti i giorni. Sì. Intanto la nostra squadra, avete avuto modo di vedere, si è difesa abbastanza bene. Abbastanza bene. Siamo riusciti a mandare anche sul piano qualitativo tutta una serie di interviste e quindi abbiamo cercato anche di allietare i vostri pomeriggi, le vostre serate. E ricordiamo che siamo andati in diretta, uno sforzo enorme in diretta, esatto. Veramente di Sanremo tutti i santi giorni. Poi rientra Giovanni, figurati se non parliamo di Sanremo. Sì, sì. Dobbiamo parlarne, anzi. Certo. Allora, cominciamo con il forismo. Che dici tu? Vabbè. Tu non ti senti tanto bene, no? Fai parlare a me. Alpeta, possiamo parlare. Certamente. Parla tu, però un mirare toccare. No. Io mi sento benissimo. Purtroppo questo è una patologia. E questo è un piacere, Tony. E mi devo portare appresso per 2-3 settimane. Questo un quando po' di tossisco è una coltellata nel cuore perché va male. È vero. Sto bene. Questo quindi, è mio piacere. Pare che mi stai aiutando. Perché ti voglio bene, Tony. Per questo ti guardo, perché ti voglio bene. Per questo voglio bene. Me l'hanno, chiaro, me l'hanno sucata davvero. Me l'hanno sucata veramente, che avevamo preparato una settimana di fuoco. Musica, Sanremo qua, Sanremo lì. Qua e lì. Lì. Abbiamo fatto davvero una cosa bella, però l'importante, come si dice, patire e non morire. E sono d'accordo. Allora. No, Tony. Dunque, anche noi ovviamente non vedevamo l'ora di poter stare con voi, parliamoci chiaro, perché ormai è una cosa che ci sta coinvolgendo e quindi per me è stata una duplice sofferenza. Giovanni si è dovuto sobbarcare un duplice lavoro a Sanremo, perché a organizzare anche al mattino presso la rassegna stampa, puoi pensare a tutti i servizi. Quindi vi dico che è stato uno sforzo immane, però secondo me con dei risultati estremamente positivi. Io sono contento, lasciate perdere i direttori, passiamo qui la capa, proprio come telespettatore io ho avuto modo di apprezzare i servizi, la qualità dei servizi, degli interventi, le battute, gli incontri casuali che si sono fatti, eccetera. Quindi ho apprezzato lo sforzo e sono contento, perché se la televisione cresce, cresciamo tutti quanti assieme. Quindi c'è stata una squadra formidabile. Io non so a chi menzionare per primo: Maria Chiara, Antonio, Marco, Giovanni, Regina, e tu, Luana. Cioè io poi magari dimentico, comunque una squadra formidabile. Dietro, quanto hanno lavorato una dietro, squadra formidabile, Marco Cuda, ma, sono e io credo che nel prosieguo avrete modo di vedere ancora non è facile le immagini di Sanremo eccetera, no, perché facile. Sono piaciute molto e poi dico è per l'assenza, cioè che tutti hanno saputo che ero voglio dire impossibilitato, ma ho avuto centinaia di messaggi sui social, su WhatsApp,
su Messenger, e quindi ho avuto modo anche di parlare con le persone riguardo alla trasmissione, riguardo a Sanremo, eccetera, e onestamente mi hanno preso per il culo, cazzi loro. Certo è che tutti quanti sono espressi in maniera positiva, punto. Voi sapete che non siamo abituati, non siamo mai stati autoreferenziali, noi abbiamo sempre aspettato che gli altri dicessero qualcosa su di noi. Quindi la chiudo qua perché non vorrei esagerare o sembrare esagerato. Allora, è un applauso per la diretta, veramente, perché Tony, io non lo so, non ho chiesto ancora a Giovanni come hanno fatto a fare la diretta di Sanremo. Guarda che è un poco difficile. Una cosa difficoltosa. La diretta proprio. E quando devono mettere i fili da Sanremo, partono via aerea, e quindi tu pensa fino alla Lamezia, su 1200 km di fila, andavo di mentire un filo là fino a Cano, comunque ci faccio un applauso, complimenti. Tutto lo staff della ST Television e WhatsApp, da come chiama Edo, sei un nepote tuo armagista, Zuckerberg. Veramente complimenti, Gio, zapping. Lo dico davvero di cuore, complimenti. Vado, Tonino, andiamo con il forismo. Questa mattina è proprio la verità che dico certe volte io. Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice. Non vuol dire che uno è ricco ed è felice, no. Essere amato di persone è più essere più ricco, diciamo, no? Ma mica è semplice, non è no? Così, ti raccomando, non è così, Tony. Essere amato è più essere ricco, che bellezza, perché vuol dire essere felice. Bello, e lo dice Claude Tidler. Che ne? Tidler. È di un'estrema. È bello, però. Sì, però è. Lo diciamo. Meglio un amico. Insomma, non bastano i soldi per essere felici. Ecco. Non bastano i soldi per essere essere amati dalle persone, eccetera, perché sei da ricchezza è inquantificabile, anche se lega il concetto di felicità non lo possiamo assimilare ai soldi, però i soldi, la tranquillità, le cose, eccetera, ti consentono in un certo senso di essere più adesso sei sicuro che c'entri. Vabbè, lo perdoniamo. Deve dire qualcosa per la Chiesa. Il nostro vescovo sta bene. A mio dice, non ho il nostro vescovo, non lo so. Buongiorno, Vostra Eccellenza. Ho capito, perché è stata ematucata, ma dell'almanacco. Ha detto buongiorno, è stata dell'almanacco. No, buongiorno, Vostra Eccellenza. Insomma, una cosa in più profondità, no? Buongiorno, Vostra Eccellenza. Sappiamo che state bene, e questo e la felicità. Scusa, tu è un problema, io non lo so. Sergio che sta bene, mi l'hanno detto. Icica sta bene. Icica che vuol dire, Tony? Icica. Però Icica in dialetto. In dialetto, Icica. Ragazzi, vedete che quanto il dialetto com'è bello. Vi raccomando, La Chiesa ricorda. Ma ieri era il tuo compleanno, Sì, grazie. Io pensavo che stamattina portavi i dolci. No, i dolci li hai portati perché non... le porto quando faccio 70 anni. Siete invitati a cena. No, a cena, a pranzo. Va bene, ma convento. Vai. Vai, La Chiesa ricorda che c'è così. Beata Vergine Maria di Lourdes. C'è scritto qua, io lo vedo come c'è scritto, quindi non come se legge. Cioè, quanti anni tiene? 69. È un dammazzo in tutto parare della Madonna a Lourdes. Ah, Lourdes, è come lei senza parare, c'è un stato. Beata Vergine Maria di Lourdes. Lourdes. Mamma che bellezza. Bravo. Ciao, Madonna mia, ti hai venuto a trovare però. 8 giorni ci sono stato in Francia. Poi San Pasquale I, Papa.
Santo Sotere, Vergine Martire. E che ne è questo Sotere? Che ne è? Santa Sotore. E può dire pure Santa Sotore. E se già vedete come cazzo usa? Sotere. Sotere, Sotere. Santo Sotere, Vergine Martire. Il tempo è così, così. È tutto a posto. Va bene, almeno. Io mi alzo perché Giovanni tiene tanto da dire. Scalpita. Perché è una settimana che si parla soltanto di Sanremo, eh? Che ha fatto Giovanni, però non Sanremo che abbiamo visto la televisione. Allora, Sanremo Albenò, Giovanni è stato tu. Albenò, è stato un piacere rincontrarti sì. Stamattina. Io mi alzo. Dopo una settimana. Buongiorno, buongiorno Tonino, ben rientrato, come stai? Innanzitutto, ci sei mancato. Dammi interessante che ti sei ripreso. Sei profumatissimo. Ma ci vuole. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma siamo... che profumo usi, scusa? Io ti ho mandato un messaggio. Hermes. Ecco, però io ti ho mandato un messaggio, però Maria Chiara un tagliuto. Non lo so qual è il messaggio. Qual è? Visto che ho detto che sei profumatissimo, eccetera, portami un Boucheron. Ma è la marca, un ha detto. Signor, vi chiedo scusa, la mitica Giovanna. Mitica Giovanna, che praticamente ha imbriacato tutto Sanremo con lo Zibibbo Stanno. La signora del Zibibbo. Sì, famosissima Sanremo. Allora, Giova. Allora. Giova, bentornato. Grazie Donino, lungo viaggio, bentornato. È stata un'esperienza come al solito positiva, quest'anno ancora di più perché insomma abbiamo avuto... Ma perché tanto... sembra ripetitiva Giova, però non lo è, ma noi ci siamo... perché cambiano sempre le situazioni. Abbiamo puntato in meno sugli artisti e che abbiamo preferito far vedere un po' quello che succede in giro. Perciò insomma abbiamo visto come si vive il festival. Ma guarda che è più bello il dopo le quinte. C'è guarda, stato o il dietro le quinte. Ultimo che dall'inizio si è negato, ma non tanto il fatto che si negava a noi, questo cantante che poi è successo quello che è successo, e maltrattava i fans. Quello, quando allora, tu sei stato ad intervistare Ultimo, sì. Io ho notato che lui è circondato da, dal suo ma anche quelli sono sbagliati, esagerato, perché sì. Quelli dovrebbero dire al ragazzo, oh, ragazzo mio, mica tu mo se no hai un sei uno che piace al pubblico e quindi un personaggio, allora non poteva fare e quindi ti devi concedere. Lui si è comportato di un male malissimo nei confronti dei fans, non tanto sì, i giornalisti gliel'hanno fatta pagare. Intanto chi stucca riempie gli stadi, sì. A date, mi diceva, cioè, parlando con Ruggero ieri, sold out dappertutto. È vero, è vero. Cioè è una cosa incredibile. Perché i media fanno molto, però quella reazione non è stata bella, comunque beh. Gli auguriamo in bocca al lupo lo stesso, perché poi è un giovane. Ah beh, certo. Ecco qua il mitico caffè. Okay. Il mitico Albino. Allora, torniamo a noi. Giova è innamorato, non faccio non tagli da tenere. Mamma mia, che cazzo. Tutti i giorni che l'abbiamo mintumato. Lo hanno mintumato e quindi giustamente... Allora, Tony, è da una settimana che non apro Gazzetta del Sud, ho visto sui social... Giovanni, ma tu mi domandavi, giustamente... Cosa è successo? No, io ovviamente sono stato tappato letteralmente in casa per 7 giorni, non ho messo il naso fuori. Ho letto qualcosina che riguardava la media poi sui vari giornali. Però ti dico la sincera verità, al di là delle solite notizie, non è che c'è stato tanto. Granché. Anzi, ti dirò di più, io stamattina, ma io credo che ti sia pervenuta, perché non è possibile, ma è arrivata a me e non ti è arrivata a te. Che cosa? Te la faccio vedere subito. Non ho aperto niente stamattina. Sì, però te la faccio vedere subito. Praticamente alle 11 oggi, sì. Quindi qui è poco. Ecco. Sì, a Bottega 89 siamo arrivati a questo posto di Mimmo Gianturco, ci sta
questa conferenza stampa sulla vertenza dei lavoratori stagionali della SACAL. Illustreranno anche questo esposto che è stato inviato alla Procura della Repubblica, quindi vediamo se riusciamo, ad andare sul posto, essere presenti e quindi potervi dare notizie più dettagliate. Una notizia però che ci tengo a dare a tutti i lametini, e vi prego di stare a sentire, che è molto importante. Allora, dal 9 febbraio, quindi già da sabato, fino al 17 di febbraio, dalle ore 9 alle ore 12, le cardiologie saranno aperte. Cosa voglio dire? Durante questa settimana di cardiologie aperte, i pazienti saranno accolti presso il nostro reparto di cardiologia, nel quale verranno effettuati elettrocardiogramma gratuiti con il rilascio della Bancom Air, fino ad un massimo di 40 persone al giorno. È una cosa molto interessante. Io approfitto per salutare il dottor Roberto Ceravolo, che non ha bisogno di presentazione, oltretutto. Quindi c'è questa settimana chiamata cardiologia aperta, approfittatene, gli esami sono gratuiti. Vi do il numero di telefono di prenotazione esatto, quindi prendete nota: 0968 20 85 44, ripeto 0968 20 85 44. Quindi una voglio dire, qualcosa di molto interessante che riguarda tutti, è gratuito, gli ATICI tutta la settimana saranno a vostra disposizione nel reparto di cardiologia. Allora, poi per quanto riguarda il giornale, stamattina c'è poco, si parla di sport prevalentemente, però c'è una notizia che bisogna più o meno, bisogna dare, insomma, parliamo del palasport, 14 mesi per non riaprirlo, e appunto il piano sportivo, l'ex sindaco Palamascaro ripercorre l'iter dei lavori fin da marzo 2017, persi i fondi, questa è una cosa gravissima, della Cassa Depositi e Prestiti, critica alla legge, freddo burocrate l'hanno chiamato. Oh, non ho capito, no, scusami. Cioè, persi i fondi, sì. Della Cassa Depositi e Prestiti ne abbiamo parlato. Le critiche al nostro commissario è inutile sottolinearle, ci sono sempre queste critiche. È un purtroppo burocrate che conosce, no, la matematica più elementare, 1 più 1 uguale a 2, non si sposta minimamente. Ma non gli interessa. Non è che, quale amore può avere lui per la nostra città? Il lecca i passaggi, lo sa, fa quello che deve fare, secondo lui. Un po' pensiero. Esatto, applicare la legge in maniera pedissequa, proprio brutale. Ma diciamo, eccetera, che anche, bisogna essere anche per il suo passato, il commissario Lecce, cioè, non dimenticare che il commissario Lecce ha avuto, poi è uscito, diciamo, indenne, ha avuto qualche problema, un incidente di percorso, ha avuto un'inchiesta giudiziaria per quanto riguarda un prevetto molto pesante. Insomma, penso che si guarda a modo, sì, anche questo è dovuto, secondo me, poi sì, non lo so, no, poi ci sono molti, non sanno che lui ha avuto dei precedenti. No, va bene, ha avuto qualche problema, però attenzione, un problema che, esatto, può
coinvolgere tutti esatto, noi, esatto. Ne è uscito indenne e quindi, se mi consentite, ecco. Però che si guarda, osservavamo giustamente quindi, i piedi di piombo. Si guarda i corpi, come dice la nonna mia. Ovviamente, anche questo, sì, ovviamente i soliti noti alla media fanno sempre lo stesso discorso, trito, ritrito, in questi giorni c'è stato. Sì, però chi di sinistra caparone chi da destra, chi da destra capa ancora su stile bellica, no? Ci sono sti battibecchi anche distante, a distanza, eccetera. La gente ne ha le palle piene. Abbiamo detto mille volte, ve lo ripeteremo fino alla noia. Siete scollati dal popolo, siete scollati dalla società civile, tutti. È inutile che agiti convegni, tavole rotonde, incontri su scioglimenti, su pachille e chillatro. Quello che voi avete perso di vista è il contatto con la gente. Quando io mi sono permesso, qua ci siamo permessi con Giovanni, di insistere, abbiamo detto per il vescovo, abbiamo detto eccellenza, e scenda, scenda a piedi dall'episcopo, venga, venga sul corso, vada in giro, incontra le persone. L'abbiamo detto anche per il commissario, signor commissario, esca fuori. Il fatto che lei stia 12 ore nel suo ufficio, no, che produce di fatto? Sarebbe stato bello invece che lei, visto che io ripeto, in una nota intervista che ha fatto a Giovanni, sinceramente, lei a quell'epoca mi ha fatto un'ottima impressione sul piano, come posso dire, della sensibilità. Ho detto io, mistica, oh. E qui mi sarei aspettato che lei uscisse per la città, incontrasse la gente, le associazioni, ha capito? Cioè capire il tessuto. Tony, io penso che la vittoria di ogni politico, di ogni artista, ne abbiamo visto all'ultima festa di Sanremo, è il popolo. Se il popolo è vicino, si ha successo. Se non si avvicina il popolo, non si ha successo, perché poi il popolo è sovrano. Vabbè, comunque a questo avere successo non gliene fotte nulla, lo sai, no? No, d'accordo, ma anche successo nel senso di benevolenza, cioè lui lascerà il nostro commissario un'impronta negativissima. Sì, ma tu hai capito, parliamo di lavoro logicamente, non capisco, parliamo di persone, ma io capisco il significato, ma lui lascerà un ricordo indelebile, negativo nei nostri rapporti. Noi diremo sempre te la ricorda la Lecce, i nostri figli vi ricordate la Lecce con i... cioè non è bello, Tonè. Cioè io, tu quando parli di Criscuolo o parli di qualche altro, tutti ne parlano bene, Tonè. Non c'è dubbio. Cioè, è un ricordo, è una soddisfazione proprio amica, no? Qua ha lasciato un segno indelebile positivo, ma questo proprio negativo. E lasciamo negativo. Stare alla solita parandella che stiamo pagando l'incapacità, l'inefficienza, le inadempienze degli amministratori. Ma quanti comuni, certo. Quante nazioni hanno avuto la politica che non ha funzionato, Tonè? Però poi piano piano si sono sollevati. Noi qua non abbiamo provato manco come ci risolleviamo. No, vabbè, no. Siamo caduti in questo, tra virgolette, incidente di percorso. Siamo caduti in questa brutta parola che andrà anche dalla mafia, quello che volete. Però non è che tutti i cittadini vanno additati per quello che hanno fatto gli altri, perché il 99% dei cittadini sono tutte persone per bene. Ma c'è lo discorso pure carica, è un poco una società infettata, no? Sì, certo, è chiaro che non possiamo accomunare tutti, però è più infettata di quanto noi immaginiamo, parliamoci chiaro, se non si spiega, no? Però voglio dire, io capisco che un teatro comunale, no, non è responsabilità sicuramente dei commissari, così come la piscina, così come gli impianti sportivi, gli stadi, i palazzetti,
i teatri, ci mancherebbe altro. Sì, però era venuto qua almeno per fare... C'è un'inadempienza pacchiana da parte dell'amministrazione. Almeno quello che l'ordinario amministrativo bisogna farlo. Attenzione, che siete coinvolti. Caro Gianni, sei coinvolto tu. Esatto. E il sindaco Mascaro, anche per il poco tempo che c'è stato rispetto a te, perché non dimentichiamo che tu... 10 anni, tutti in 10 anni... Caro Giovanni, non è un'accusa, no. Sono 10 anni che ci sei stato là. Non è un'accusa, però consentimi... Per tante cose positive c'è molto negativo. Consentimi, no. Che non rilievo uno può fare. Tra 10 anni... Senti, io non mi tiro apposta anche una cazza di cose. Se no non si arrivava a questo risultato. Ecco, quindi non è che qua non abbiamo più il golo, sennò qua veramente ci sono. Io stamattina, ovviamente sono sceso a piedi da casa perché mi hanno sconsigliato di guidare la macchina in questi giorni, e al bar sono entrate 4-5 persone che si vede che non erano lametine, che domandavano se c'era o meno se c'erano o meno i bagni pubblici. A me veramente mi era venuta voglia di girarmi e di mandarli in località Madame, sinceramente. Però purtroppo, ahi noi, abbiamo dovuto dire che non ci sono bagni pubblici a Lamezia, ce n'è uno che è meglio evitare, che si trova sul Corso Numistrano, quello che è a Piazza d'Armi, precisamente a Piazza Santa Maria Maggiore, è chiuso, cioè non è mai stato aperto, non è mai stato aperto. E poi ovviamente fumandomi una sigaretta, passeggiando nonostante il vento, ho visto che a Piazza d'Armi ha chiuso l'ultimo commerciante di quella famosa fila. Qualche mese fa ha chiuso un negozio storico, che è quello di Amendola, e adesso ha chiuso un'altra attività, l'ultima attività. Quindi finalmente, cioè praticamente l'omicidio è fatto, è perfetto, cioè tutta quella hila l'avete annientata, li avete costretti a scappare con questa, a mio parere, maledetta opera che secondo alcuni è una villa, che secondo alcuni è il luogo di aggregazione. Io quando passo di là sopra che il lucemento, no, mi guardo attorno e dico: ma che vergogna, ancora non vi vergognate, ancora non vi vergognate, avete la faccia come il culo. Uno che dice: beh, a guardarla meglio forse qualche errore lo abbiamo fatto. No, e per l'amor di Dio, riconoscere di avere sbagliato non rientra nella vostra cultura. E poi che lui è Enrico Toti, quella chiusura orribile, quella strada che non sfocia più in Piazza d'Armi, orribile, vi dovreste vergognare. Io abito là, purtroppo ci frequento, ci cammino, ci passio dalla mattina alla sera, e io mi vergogno sempre. Avete commesso là uno stupro, una violenza, voi non vi rendete conto, voi non vi rendete conto. E anche le attività che sono dall'altro lato soffrono il restringimento della carreggiata. Abbiamo 20 metri carreggiata e avete armato là che le marciapiedi in formato arabesque. Avete guardato, non lo so chi ne ha fatti, chi ne ha ambientati, chi, così i vostri, no? Ma evidentemente non ci passaggi più, se no non si spiega.
scusami se mi sto dilungando. No, no, vai, cioè, vai, interessante. Vi doveste vergognare. Noi ovviamente, appena arriveranno le belle giornate, saremo là sul posto con il nostro tavolino e con il nostro, con le nostre sedie volanti là, e vi facciamo vedere in che condizioni è Piazza d'Armi, così toccate con mano. Vi dovreste vergognare, vi dovreste vergognare. Noi stiamo guardando l'albino, eh? Senza contare quello che mi dicono gli imprenditori. Imprenditori che rischiano il loro danaro, i loro sacrifici, il loro sudore, ma voi non ve ne fotte nulla. Chi sti siete? Una volta, ecco, perché una volta Piazza d'Armi, Tony, era, diciamo, il commercio del mattino, la gente si fermava, lavorava nei bar, lavoravano tutti, era tutta un'altra cosa. Adesso è diventato una cosa fredda, un frigorifero. Cioè, ma la posizione è una cosa, ma può parlarmi di Piazza d'Armi? Se ha aperto un ristorante, chiunque ha aperto là sta chiudendo. Esatto, ma Santa Madonna, no, la domanda che io pongo, Santa Maria Maggiore, ma vi rendete conto là che cazzo avete fatto? Sarebbe stato meglio io, la signora analfabeta, rispetto a voi, io ci avessi fatto una fontana circolare, per esempio, a Piazza Santa Maria Maggiore, un'enorme fontana circolare, e avesse avuto più senso anche da un punto di vista estetico. Anche senza la fontana, esatto, è una cosa più... Avete commesso un omicidio, ci volesse l'ergastolo. Come ci vuole l'ergastolo perché la piazza là, Piazza Mercato Vecchio... Piazza della Repubblica, no. Mi avessi vergognato. Piazza della Repubblica, no. Sì, è vero. Il parcheggio. No. Qualcuno potrebbe dire, sì, Tony, però, per il movimento che c'è, eccetera, abbiamo risolto in un certo senso, sì. Ma quando cazzo pensate in grande... Picchi a Cosenza seccano, si chiamano garage, parcheggi sotterranei. Scusi, che a provare a Sanremo, si chiamano. Al centro di Sanremo hanno fatto un parcheggio sottoterra impressionante. Cioè alla Mezzia Nuova, un'opera con la O maiuscola è lontano dalle nostre corde. Ecco perché apprezzo bene o male quella chiesa, se mi consentite, no? Io ho detto con Silvia Annenti, da un punto di vista dei fedeli, però vi direi che l'opera, perlomeno, quella è un'opera. O i domani, i genuosi, i nipoti nuosi, hanno una bella, un bel complesso interparrocchiale anche, beh, da andare a frequentare, a vedere. Progettato da uno dei grandi dell'architettura mondiale. E che cazzo? Ma pigliare la Madonna, non si può, non si può. Non si può. E io, cari politici, io non vi considero davvero, guardate che non me ne volete, io vi conosco tutti quanti, voi mi conoscete, io qua mi batto da una vita, consentitemi che esprimo la mia opinione e me ne fotto. Chi dall'altra parte mi può contestare? Io esprimo la mia opinione. Alla Mezzia non c'è niente, lasciateci tutta. Datevi alla pesca, al giardinaggio, al fai da te. Albino mi suggerisce agli bocci, ma lì ci vuole talento. Ci vuole talento, giocare poi agli stacci, orse, agli stacci. Per gli stacci. Vabbè, pure per gli stacci. Cioè, ma alla pesca, mentite la canna di pesca. E non è facile. Ma stittata una seggiolella e belli tu i giornali. Quando piglia. Quando si muove, uterare. Teoricamente eviti di tirare. E sapete, ma attenti. Ammo piede con gli chioppo, cullamo là, e mo ci restate impigliate. Vabbè, guardate, noi giustamente avremmo tanto materiale, per la verità, mo parliamo con Giovanni di questa sua ennesima avventura. Vabbè, abbiamo già parlato, insomma, no, volevo dire che è strapiena di aneddoti, strapiena di incontri, strapiena, no, eccetera. No, volevo dire che, guarda, la Liguria, Sanremo è piena di calabresi, no? Diciamo che, infatti, come dice in un'intervista che ho fatto al sindaco,
La Sanremo è stata fatta proprio dai calabresi e degli abruzzesi, c'è pieno e strapieno di sanremesi, poi c'è belle comunità ci sono. Belle comunità. Ah, il comune di San Mango ha tanti sanmanghesi là, che hanno fatto ristoranti, sono fatti valere, ma in tutti i livelli, politica, medicina, tutto, di più e di tutto. Insomma, però, e poi qua io non ho capito perché il nostro talento la vale, qua un vale. Cioè, tu sa però. Sì, ho capito, ma guarda il nostro talento. Scusa, il contesto, tu tutti che hai il talento, rapere un'attività. Incominci ad allargarti e poi arrivano i compagnucci della parrocchietta che vanno a pila, che bussano a bomba, i proiettili, a telefonata anonima e quant'altro. E se viviamo in un ambiente infetto, oddio, diciamo ormai che era un locale, la famosa locale di 'Ndrangheta ormai la troviamo dappertutto, ma perlomeno c'è una parvenza. No, di pare quando va sti paesi, che purtroppo da noi quanti imprenditori amici nostri sono stati messi in ginocchio, certo. E sono stati messi con le spalle. Di questo c'è stato ospite a Sanremo, l'abbiamo fatto lei, c'è stato Rocco Mangiardi a Sanremo, perché io ho avuto il piacere di ospitare a pranzo un giorno insieme alla sua scorta. E là ha fatto vedere proprio era ospite nell'ufficio stampa proprio Tony, insieme a personaggi di spessore contro l'Ndrangheta, la malavita, e devo dire che Rocco dà sempre parole di positività sulla nostra città, e questo è bellissimo Tony, dicendo la Mezia è bella, non è una brutta città come voi potete capire sui giornali, purtroppo c'è questo, diciamo, quest'erba che non vuole scomparire ancora, però... Purtroppo è malerba. Malerba, agramiglia, come dice, muore in mano, agramiglia, muore in mano. Certo. Giovanni, noi ovviamente qua, la nostra televisione ha anche questo compito di parlare di queste cose. Sono contento, l'avevo... Ecco perché quando facciamo certi discorsi qua, io poi sono contento di vedere che ci sono dei risultati. Io ho voluto condividere, vi chiedo scusa se perdo qualche secondo qua sui social, però ne volevo parlare con voi perché è interessante, perché con Giovanni stiamo praticamente battendo su questo discorso qua, e che quindi cos'è, se mi anticipo, dai. Sto parlando del fatto del bullismo, eccolo qua, ecco, vedi, sì, sì. C'è stato, vedi, il 7 febbraio è stato pubblicato l'articolo, la Polizia di Stato ospite al Galilei per dire no al bullismo, e questa è una cosa molto interessante, approfittiamo di salutare noi come Giovanni, Tonino e STT Television, il vicecommissario Ventriglia, la dottoressa, che sta facendo tanto. Esatto, dire, Si è parlato di bullismo e cyberbullismo, attenzione, perché oggi i social stanno giocando un ruolo anche in negativo in questo campo. E quindi è stata fatta questa giornata di sensibilizzazione, non solo rivolta agli studenti ma a tutta la comunità, parliamoci chiaro, e quindi siamo contenti che, come vedete, c'è qualcosa che si muove, no? Quindi per il bullismo o il cyberbullismo c'è qualcosa che si muove a livello di droga, eccetera, che c'è droga, ci sono sostanze stupefacenti che girano attorno a questi istituti scolastici. Con Giovanni abbiamo sottolineato e consigliato ai genitori: state con gli occhi aperti quando guardate nei vostri figli negli occhi, cercate di captare se c'è qualcosa che non va, ecco. Noi a queste cose ci teniamo e vogliamo svolgere questa funzione,
di supporto. Quindi chiunque vuole impegnarsi eccetera in questo campo, noi siamo qua a disposizione come ST Television. Quindi Giovanni, ok, ma Francesco, scusa, Albino, siamo amarranciato. Amarranciato, tocca. Allora, intanto vi chiediamo scusa, ma la penuria di notizie lunedì, non c'è niente. Voi sapete qual è? Mostrare immagini di Sanremo, cose eccetera, ce n'è un vasto campionario, quindi possiamo sempre farlo eccetera. Noi stamattina siamo rientrati. Però si deve tornare nella normalità della nostra terra, delle nostre problematiche. Ecco, esatto, siamo rientrati con addio piacendo tutti quanti, quindi cercheremo da domani in poi di farvi anche divertire. Poi, no, io volevo, se tu permetti, volevo ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato a Sanremo, certo, perché sono certo tantissime, c'è stata una mole di lavoro impressionante, anche se siamo piccole, però per garantire i servizi, per garantire tutto, se non ci sono tutte le persone che lavorano dietro di noi, non si farebbe niente, noi non siamo nessuno senza di loro. Cioè, volevo ringraziare chi era con me a Sanremo, volevo ringraziare Antonio Mercuri che ha fatto dei collegamenti eccezionali, tecnicamente bravo, molto professionale, vi ricordo che l'avevo mai attualmente, sta lavorando con la Serie A di pallavolo, sono le medine che lavorano fuori, e la Lave Med sta lavorando con la 7 per garantire i servizi di Gillette, questo la Lave Med fa tante lavoro con Mediaset, è un'azienda giovane che sta crescendo al di fuori dei confini calabresi, e grazie ad Antonio Mercuri, a Marco Civino, Francesco Principe, Paolo Sacco, Pierpaolo, tutti i ragazzi che lavorano con la Med in sede a Lamezia e a Firenze. Poi per quanto riguarda la nostra emittente, volevo ringraziare a Maria Chiara che insieme a me e a Regina Dal Maschio hanno condotto Giovanni Prezioso, questo che saluto Giovannino nostro, che abbiamo fatto la diretta, però dietro di noi c'erano Marco Guda, Luana Meisano, Mario Lucio Pati, insomma ce n'erano tante, poi il papà di Giovanni che organizzava un po' le nostre trasferta all'interno di Sanremo, perciò è tutto un gruppo. No, ma una macchina complessa, Giovanni, piccola, poi per quanto riguarda le nostre c'era Francesco Vincitore, e chiedo scusa, Francesco Mendicino, Francesco Sacco, Mario De Grazia, mio figlio, per quanto riguarda la nostra, poi per quanto riguarda Zapping c'era Salvatore Muraga, insomma oltre 16-17 persone che lavoravano per garantirvi quello che avete visto, perciò un lavoro enorme sia economico che lavorativo. Però siamo riusciti a portare a casa il nostro e siamo contenti. Questo vuol dire che un po' di capacità poi ce l'hanno questi ragazzi, no? Giovanni, sto dicendo che io ripeto, magari sarebbe uno dice vabbè, ma tu te la suoni e tu te la canti. No, io preferisco parlare come telespettatore, sono molto critico. So anche essere critico su alcune cose, però se tutto ciò si può fare, però, onestamente, gli sponsor che credono in questa emittente, guai se non ci fosse. E devo ringraziare a Vincenzo Ferraro, il dottor Ferraro dell'Unipollo SAI, che è stato anche vicino a noi a Sanremo, e poi Pino Miscimarra dell'Avis, che è stato, salute Peppe, da quando non ti vedo, vicinissimo a noi. Ci sono tante aziende, Giovanni Prezioso, il Divino Bacco, che è stato diciamo fondamentale quest'anno nella presenza di Sanremo con i nostri Giovanni e Michele, nel senso che abbiamo cercato di promuovere i marchi nostri, sì, che sono molto apprezzati. Poi Tony, sì, il marketing e Sandrino Serra con i suoi salumi, insomma tutto quello, le cravatte di San Mango che hanno fatto successo, insomma siamo contenti che ci hanno accompagnato. È l'infavitale, parliamoci chiaro, è tutta una catena, se si stacca un anello di questa catena va tutto a farsi fottere. I sponsor a livello di emittenti locali soprattutto giocano un ruolo non marginale, un ruolo preeminente, guai se non ci fossero, quindi li ringrazio, non finiremo mai con ringraziarli, per la verità. E poi volevo ringraziare con la sfiga che abbiamo avuto Tonino, che tutta la mattina Doloranzi ha fatto i collegamenti con Sanremo, Albino che più che non si faceva trovare
lo chiamava, risultava staccato, però la sua presenza ci sentivamo tutti i giorni, devo dire. E poi un'altra persona che mi ha stressato, che mi mandava messaggi, ma perché a me non mi menziona, è Francesco nostro qua. Francesco Sorrentino, Cupino, Cupino, detto il Cupino, è vero. Però devo dire grazie, grazie, grazie di cuore a tutti quanti, speriamo di fare ancora cose più belle, caro Tonino, e diamo ai nostri telespettatori momenti di allegria, che è quello non che c'è dubbio, quello che ha. Grazie a tutti. Capo, la gente da noi si aspetta questo, giù. Esatto. Parliamoci chiaro. Ci vediamo domani. Ciao cari, ciao a tutti, va bene. Vieni di qua, Tonino. Sì, ma tu non ti siedi? Dopo viene. Si vede? Ciao. Vai. Oppa. Ok. Torno in dall'acqua lontana, hai visto la mia bella che lavava, l'hai vista sola sola lontana, con la scusa per muovevo ci parrai, ti voglio bene amore mio, fammi contento e mi di sì. Di che noi guardo caio di stattia, mi sei rimasta dentro cuore mio. Tu che noi guardo quando alla lontana, tu mi hai rubato meglio maccaduro, la mia ricamata pieno d'oro, con le mie mani muto d'ogni attia. Io t'ho visto e non ti dissi niente, te lo picchiasti e io ti fu contenta. Io t'ho visto e non ti dissi niente, te lo picchiasti e io ti fu contenta. Lo maccatoro io me lo picchiai, lo tengo conservato in tasto cuore, e che sta degno di un nostro amore, il che ci ricamaste lo mio nome. Signorinella mia, io non mi posso mai scordare via, il figlio giorno che io vi stattia, mi sei rimasta dentro cuore mio. Signorinella mia, io non mi posso mai scordare via, di quello giorno che io vi stattia, mi sei rimasta dentro cuore mio. A posto. Oggi mi hai fregato. Vabbè, perché non la sapevo. Perché se la canzone non la faccio quasi mai. Quindi ho preferito venire adesso. Grazie. Allora, qualche saluto. Fai un saluto. Voglio salutare la mia amica, il mio amore, il mio tesoro, Felicina Angotti, che ci siamo divertiti a Conflenti insieme giovedì. E io saluto pure, mi associo a Francesco. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. E ci vediamo sempre, se Dio vuole, domani mattina allo solito orario. Ciao, 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 ciao a tutti. A tutti.